Amiche e amici di Grottaglie in Rete, siamo nella sede dell'associazione Zefiro a Grottaglie in via Gramsci 41 e chiediamo a Cosima Ciraci, presidente dell'associazione Zefiro, di raccontarci un po' nel dettaglio quali sono le attività dell'associazione. L'associazione Zefiro si occupa di promuovere e diffondere tecniche di medicina naturale a concezione olistica. Questo lo fa attraverso l'attività di arti sanitarie e non mediche in collaborazione e rispetto della medicina tradizionale. L'associazione Zefiro offre anche la possibilità di partecipare a dei corsi di formazione per acquisire la qualifica di naturopata. Come si articola questo corso e quali sono le principali materie che vengono trattate? Ecco, per formare la figura professionale del naturopata abbiamo dei corsi quadriennali in cui si studiano diverse materie, tra cui biologia, anatomia, chimica, biologia, e poi affianchiamo a queste materie di base fondamentali quelle di tecniche energetiche e di medicina naturale. Sui mezzi di informazione si parla spesso di naturopatia e di medicina complementare, ma non poche volte vengono descritte queste materie con una sorta di magia o di suggestione. In realtà, invece, il naturopata qualificato ha un bagaglio di conoscenze molto solido che arriva a toccare anche la medicina occidentale, vero? Sicuramente, oltre alla formazione di base, come ho già detto precedentemente, che riguarda sia la biologia che l'anatomia, il naturopata professionista fa un percorso che approfondisce iridologia, medicina tradizionale cinese, floriterapia, fitoterapia, tutte queste tecniche energetiche che possono aiutare la persona a correggere alcuni scompensi costituzionali e a migliorare la propria qualità della vita. Oltre alla fondamentale formazione in aula all'interno dell'associazione Zefiro, chi partecipa ai corsi di formazione di naturopata ha anche la possibilità di entrare in contatto con associazioni e scuole nazionali e internazionali per ampliare e completare la sua preparazione. Raccontaci un po' qualcosa di questo aspetto. Noi abbiamo la possibilità come associazione Zefiro di fare riferimento anche ad associazioni a livello nazionale e internazionale. Per la floriterapia siamo in collegamento con il RIF, il Registro Italiano Floriterapeuti a Milano, dove attiviamo un gruppo di lavoro sperimentale per la floriterapia. Per quanto riguarda l'agricoltura biodinamica abbiamo la collaborazione con la Fondazione Le Madri di Rolo, e anche per quanto riguarda il Tai Chi come arti marziali facciamo riferimento all'Associazione Nazionale di Padova. Ci hai parlato dei corsi di formazione per i naturopati, però l'associazione Zefiro non è solo questo, offre ai suoi soci anche altri servizi, una biblioteca, un ambulatorio, la possibilità di partecipare a dei corsi residenziali e anche a un negozio di alimentari biodinamici. Ecco, raccontaci qualcosa in più di questi aspetti. La persona che si rivolge al nostro centro ha quindi la possibilità, prima di tutto, di usufruire degli ambulatori naturali, di acquistare a breve anche alimenti freschi biodinamici e di poter consultare anche dei testi di medicina naturale non facilmente reperibili in zona. L'associazione Zefiro organizza anche degli incontri residenziali in cui è possibile sperimentare l'ampeloterapia dei semi digiuni per ritrovare il benessere psicofisico.
All'interno dell'associazione Zefiro incontriamo alcune delle allieve partecipanti al corso di naturopatia, allieve che provengono da diverse province della Puglia e della Basilicata e da cui facciamo una domanda che sarà sicuramente venuta in mente a tanti: perché frequentare un corso di naturopatia? Mi chiamo Maria, la ricordo di Scaglioso, mi sono avvicinata alle discipline orientali già nell'88. Sono istruttrice di Hatha Yoga e vengo dalla scuola di yoga integrale di Napoli, dove ho conosciuto dei maestri indiani. Mi sono avvicinata a questa scuola per approfondire la conoscenza dell'essere umano a più livelli e per imparare queste tecniche di riequilibrio psicofisico. La scuola ho desiderato frequentarla per l'approfondimento che fa sulla medicina cinese, sulla riflessologia e sui fiori di Bach. È un percorso che prima di tutto si fa su se stessi per poi aiutare gli altri a ritrovare questa armonia, che è sicuramente un'armonia che prima è interiore e poi porta a un benessere psicofisico. Insomma, abbiamo visto che l'associazione Zefiro ha un ventaglio di proposte e possibilità veramente ampio. Ma chi voglia conoscere ancora più in dettaglio le attività dell'associazione, come può fare? A chi si deve rivolgere? E noi siamo presenti a Grottaglie in Viale Gramsci 41 e abbiamo 2 giorni a disposizione in segreteria il martedì e il giovedì, oppure basta rivolgersi al nostro indirizzo di posta elettronica www.zefiroistmo.it oppure scrivendo a info@zefiroistmo.it.